Gesuit Laurent, il messaggio che l'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto, da sempre scuola aperta alla tolleranza e all'interculturalità, vuole diffondere per il Carnevale Nisseno 2015, che dopo anni di stop quest'anno ritornerà grazie all'amministrazione comunale ad animare la città con sfilate di carri e maschere nelle vie del centro storico. Un appuntamento al quale l'istituto, guidato da Mario Cassetti e gli alunni, si stanno preparando con grande entusiasmo, realizzando un carro allegorico all'insegna della pace e preparando balli e canti che accompagneranno le sfilate previste per giovedì 12 febbraio alle ore 15 al villaggio Santa Barbara e martedì 17 febbraio per le vie della città. Noi abbiamo aderito anche alla proposta dell'amministrazione comunale che vuole ripristinare a Caltanissetta il Carnevale. Ma per noi è un duplice pretesto. Il primo è appunto di conseguire questa idea di rinnovare le tradizioni, anche antiche, anche a Santa Barbara si faceva fino a qualche decennio fa questa sfilata e che noi come scuola stiamo riprendendo per legarci col quartiere. Dall'altra è anche un problema di didattica e di insegnamento. Noi di queste problematiche moderne ne facciamo una materia di conoscenza, di diffusione e di analisi e di riflessione. E allora la pace nel mondo rappresenta oggi una parola chiave che si spenderà anche nell'Expo o si spenderà anche in tutti gli eventi internazionali. Una colomba della pace che risorge dalle macerie e cannoni che sparano fiori, i simboli scelti per lanciare il messaggio di pace. Noi abbiamo voluto rappresentare la pace con i simboli classici, abbiamo preso spunto dalla colomba della pace perché da una idea che era nata a prescindere dalla realizzazione del carro, tra poco nella nostra scuola verrà realizzato il totem della pace. Questo totem appunto sarà rappresentato dalla colomba. Approfittando di questo abbiamo deciso di simboleggiare il messaggio che vogliamo lanciare allestendo questo carro con appunto una colomba che viene fuori dalle macerie della guerra, di tutte le guerre, perché così vogliamo dire anche quello che noi pensiamo a proposito di tutto quello che sta succedendo in questo momento nel mondo, ma in particolare abbiamo voluto anche esprimere la nostra idea su quello che è successo in Francia con la strage di Charlie Hebdo.